Siamo in bellezza, Susanna Tamaro, con l'ultima fatica che devo dire di una bellezza incantevole, ambientato nel mondo degli animali e degli umani, dove però gli umani fanno più le comparse, i veri protagonisti sono gli animali, sono una tigre. Una tigre speciale però, Susanna, mica una tigretta così. È una tigre che si rifiuta di aderire al suo destino predestinato appunto di tigre, cioè di avere i cuccioli, avere il territorio, cacciare, poi finire. Una tigre che si fa delle domande, perché questa tigre è un po' l'emblema della coscienza di ogni essere vivente. È una tigre che insiste sulle domande, dici bene, non ha tanto fretta di trovare delle risposte, ma lei è un continuo chiedersi cosa ci faccio qui, dove posso andare, che cosa possa essere la libertà. Sì, le domande della tigre sono le domande che ogni essere umano una volta si faceva, adesso forse si fa un po' meno, forse siamo anche in crisi perché ci facciamo meno queste domande, no? Dunque la tigre si interroga su il ruolo che ha la scelta, il destino nell'evolversi della vita individuale. Susanna, è un libro in cui questa tigre incontra anche tante figure, animali, che dovrebbero essere destinati come lei a una vita già preordinata, ma anche l'umano. L'incontro con l'umano è un incontro molto particolare. La tigre cosa pensa degli uomini? La tigre naturalmente ha un atavico terrore, anche perché la madre ha detto stai attenta che l'uomo è l'unico che ci può fare del male, che la tigre non ha nemici in natura al di là dell'uomo, però è anche estremamente incuriosita perché in qualche modo sente che anche l'uomo condivide questo destino delle domande, cose che gli altri animali non riescono ad avere. Sono davvero così destabilizzanti gli uomini? Tu parli a un certo punto, il principio della disarmonia nell'universo è proprio l'uomo. È un'affermazione pesante questa. È un'affermazione pesante, ora, la prima volta che l'ho pensato, posso raccontarti, sono andata a fare un viaggio alle Galapagos, che sai, sono appassionata naturalista, e lì è un paradiso terrestre, non so se sei stata. E dopo qualche giorno che navigavo tra un'isola e l'altra, ho detto, ma qui veramente non c'è l'uomo, dunque c'è un'armonia assoluta. L'uomo è questa nota stonata, di cui dobbiamo farci una ragione e trovare un senso in questa stonatura naturalmente, ma ho capito che c'era questa grande frattura tra il mondo naturale e il mondo dell'uomo. È una frattura che si potrà ricomporre, io riporto da quelle pagine e prendo qualcosa per il tempo di oggi. Anche adesso è un momento in cui noi cerchiamo risposte ma non ci facciamo più tante domande. Sì. Beh, come questo è il male del nostro tempo, non ci è mai capitato sul telefonino, in realtà una pubblicità diceva ti diamo le risposte prima che tu ti faccia le domande. Questo è un po' il senso purtroppo del nostro tempo, ma un uomo senza domande è un uomo che rinuncia a essere un uomo. Dunque bisogna reinsegnare alle persone a interrogarsi, a usare lo sguardo invece degli occhi e a farsi appunto una domanda sul senso del cammino. No? Lo sguardo invece degli occhi, tu la spieghi benissimo questa differenza. Qual è la differenza tra lo sguardo e gli occhi? Ma lo sguardo e la vista? Nello sguardo c'è l'anima. Tutte le culture ci dicono che attraverso gli occhi passa la luce dell'anima. Io faccio spesso una prova quando vado in autobus, ad esempio, no? Anche qua a Roma. Io guardo gli occhi delle altre persone e di solito trovo sempre dei muri opachi. Cioè lo sguardo non risponde allo sguardo. Però se guardi un bambino piccolo, gli unici, ti guarda in faccia, subito ti risponde e sorride. Dunque attraverso gli occhi passa un'enorme energia, con energia luminosa, nel caso che sia energia viva, e questa è l'intensità della nostra vita, è l'intensità del nostro sguardo. Il nostro sguardo carico d'amore sa vedere, sa leggere tutto l'intorno, uno sguardo opaco, uno sguardo che vede, ma non è sguardo, è uno sguardo, diciamo, tecnico. Susanna, perché siamo arrivati così in basso, secondo te? Perché abbiamo cancellato la coscienza, abbiamo cancellato molto le domande, l'idea che noi abbiamo una responsabilità etica nella vita e che il cammino e come va il mondo dipende dalle nostre scelte. Noi non siamo dei pupazzi che si muovono, tutto quello che facciamo ha un eco nel bene o nel male nel mondo e di questo non siamo purtroppo più coscienti. Se tu avessi qua davanti dei ragazzi che ti chiedono come fa la tigrotta, a capire cos'è la vita, che cosa gli racconteresti? Ma naturalmente prima di tutto di interrogarsi sulla temporaneità della vita, perché noi non ci ricordiamo più che moriamo, come dico io la morte è la cosa più democratica nella vita dell'uomo perché riguarda tutti, a tutti i livelli. Dunque se non c'è un'interrogazione sul tempo breve, non ci può essere un'interrogazione sul senso del tempo. Perché se io devo dire. Però c'è gente, vedi Susanna, c'è gente che proprio da questa cosa dice la vita è breve, prendo dalla vita tutto quello che posso e che voglio, posso arruffare, arraffare. Sì. E poi, e invece questo forse è proprio all'origine del male. Esatto, questo è proprio l'opposto di quello che uno deve fare, perché guardando il mistero del tempo uno deve appunto attivare lo sguardo per avere anche stupore, no? Se io non so vedere la bellezza, questa vita mi sembra appunto un supermercato in cui devo catturare cose possibili, ma se io imparo a vedere la bellezza che vedo attraverso lo sguardo,
non è più un supermercato la vita, ma è un posto in cui assisto a uno spettacolo straordinario, soffetto ma anche straordinario, no? Perché la bellezza non ha una spiegazione razionale, no? Il mondo potrebbe essere più brutto, dico la natura, mi riferisco a tutto il mondo. Dunque nel momento in cui impariamo a vedere ciò che è bello, già ci mettiamo in cammino su una strada, insomma, di salvezza. Non vorrei che si capisse a casa, che si pensasse che questo è un libro che porta alla contrapposizione tra due mondi, perché questo mondo dell'umano e dell'animale poi si incontrano. La tigre ha bisogno dell'uomo, dell'umano, che però ha delle caratteristiche particolari. Ci sono dei personaggi dipinti, io li ho immaginati dipinti, l'uomo degli stracci, o anche il primo uomo che incontra tigre, l'acrobata, che è un ragazzino che apre la gabbia dove è rinchiusa questa tigre, che viene acciuffata dall'uomo e viene messa in un circo, che hanno una bellezza enorme, una bellezza. Qual è la bellezza dell'uomo? Dov'è la grandezza dell'uomo, nonostante i tempi che passiamo? Ma la grandezza dell'uomo è quando si spoglia dal suo ego e sa andare incontro all'altro in una dimensione di dono. Senza questa dimensione la vita diventa appunto la gabbia del circo dove è rinchiusa la tigre. Ed è un'idea che purtroppo in questi tempi è poco diffusa. Infatti tanta cupezza, tanta disperazione, dipende da questo fatto che si è centrati su se stessi e non si sa vedere l'arco più grande nel quale le nostre azioni devono avere un senso di responsabilità e naturalmente di amore. È un problema anche di genitori che non hanno saputo fare genitori, o di figli che non riescono a capire. Sì. Tu da dove partiresti, Susanna? Ma sicuramente dalla famiglia, dai genitori, anche dalla scuola. Ad esempio, una volta uno si ribellava ai genitori. A tigre si ribella la madre, dice: io non voglio fare come te altre tigre, esatto. Voglio andare alla ricerca del mio destino. E la madre è anche preoccupata perché vede questa tigre che vedi già che caccia maluccio, che non sarà una tigre, insomma, superba. La stessa cosa, una volta uno si ribellava ai genitori ed era sacrosanto perché costruiva la sua identità ribellandosi. Adesso non ci si può più ribellare a niente. E questa è la grande catastrofe, perché se tu crescendo non hai un modo per farti la tua strada, creandoti la tua via e rifiutando quello che è stato imposto, vivi in una condizione di ambigua, come dire, una finta pace, una finta serenità, perché non hai problemi, però in realtà non hai neanche una verità nella tua vita. Tu dove hai trovato la tua pace? Ma io la mia pace la trovo sempre nella natura, perché la natura è una grande voce, creata, una grande voce che parla costantemente al nostro cuore. E credo anche che tanta povertà di adesso è perché le persone stanno troppo lontane dalla natura, no? Anche quando vai fuori non sai più vedere le foglie, gli insetti, tutto quello che ti parla del mistero che c'è intorno a noi, perché noi siamo i protagonisti di una enorme rappresentazione che è fatta di splendore, no? Solo che i nostri occhi non sono in grado di vedere, perché usciamo sempre con questa piccola gabbia del nostro ego e dunque questo ci chiude lo sguardo e non vediamo la bellezza. Susanna, e penso che tu sia la persona giusta per rispondere, il rischio di immergersi troppo nella natura, in questa bellezza, non è tale da farti poi allontanare dall'umano? Sai cos'è? Come quando io vedo le persone che amano troppo gli animali, mi chiedo sempre se poi siano in grado di amare con la stessa intensità i loro simili. Ma naturalmente c'è sempre un livello che può scadere nel patologico. Uno deve sempre vedere la natura come un universo creato, non come un'entità a sé stante. Nel momento in cui la vedi come un universo creato, pensi anche al creatore, e in questa creazione rientra anche l'uomo come discorso di relazione. Se invece la natura è a sé stante, si può facilmente scivolare in una monomaniacalità relegata lì, che non ti fa crescere. Senza svelare il finale, la tigre fa questo percorso. Ha detto ciao alla mamma, ha segnato un destino diverso per la sua vita. Incontra tantissimi ostacoli, incontra tante cose, ma non si spegne mai la speranza, arriva a sentire il profumo della speranza. La speranza oggi che cos'è per Susanna Tamara? La speranza è la via principale attraverso cui dobbiamo vivere, a cui dobbiamo pensare, tendere per, come dire, capovolgere un po' la realtà attuale del mondo, perché se non speriamo siamo nella disperazione più totale. Bisogna immaginare, la speranza richiede una visione, dunque noi dobbiamo imparare ad avere una visione, a vedere il mondo diverso da com'è, ma come potrebbe essere. Dunque tutti dobbiamo sperare, c'è una frase che mi ricordo, dice: tutto il mondo ha speranza tranne il sasso, tranne il sasso, perché tutto ha un futuro, no? Il sasso non ha un futuro, cioè si consuma col tempo, ma il seme ha un futuro, il seme ha speranza di diventare una pianta, un bambino ha speranza di diventare un uomo e un essere umano al massimo della sua potenzialità. Dunque la speranza è cercare sempre di portare al massimo le proprie potenzialità. Questa favola non si nasconde, parole di esperienze come il sacrificio, come la prova, come il martirio, non è detta proprio così, ma è oggettivamente
Questo fa capire che nelle favole possano entrare anche questi elementi. Certo. Noi eravamo abituati a quello dove tutto funzionava benissimo. Sì, sì. Insomma. Ma diciamo che il mito della vita umana come punto di felicità è un mito moderno, postmoderno, perché nella vita dell'uomo si è sempre saputo che la sofferenza e la fatica fanno parte del pacchetto, diciamo, dono, no? Per cui è importantissimo parlare di nuovo di queste cose, che se no, quando arriva il dolore, la difficoltà, tu dici, ma questa è una fregatura, è mi hanno dato un pacco, cioè, no, nessuno me l'ha detto. No? Invece no, la vita umana è fatta molto di dolore, anche di grandi gioie, però se tu non capisci il dolore, se tu non riesci, come dire, a smontarlo, a metabolizzarlo, non avrai neanche mai le grandi gioie, perché le due cose si equilibrano. E che cos'è il senso del dolore per te? Ma ogni volta che si vede un fallimento sulla via dell'amore, il non riuscire, a parte le malattie, le grandi sofferenze, vedere le persone, però ogni volta che un destino non si compie realizzandosi nell'apertura, nella via della speranza, e c'è un dolore perché vedi una possibilità che si spegne, che non vive. Posso fare un applauso? Sei stata capace di raccontare in poche pagine, illustrate tra l'altro con disegni fatti a mano, non so se siano proprio tuoi, sono proprio tuoi. In 149 pagine, permetteteci, qualcuno dirà un romanzo di formazione, cos'è la vita? Lo si può scoprire anche attraverso La tigre e l'acrobata. Susanna Tamaro, ci possiamo alzare? Io sono sempre felicissima di averti in studio. C'è il mio medico, diamo la parola a noi. Grazie di essere stata con noi. Grazie. Grazie.